Il lavoro per la realizzazione di questa guida è stato un lavoro estremamente piacevole perché ha richiesto il fatto di girare tutti i comuni e soprattutto di percorrere il cammino a piedi, che è un'attività che mi piace molto. E ho trovato questo cammino abbastanza sorprendente perché mi aspettavo la natura, mi aspettavo i boschi, le foreste, i pascoli e tanti bei panorami. Però lungo questo cammino c'è una enorme varietà di luoghi, di cultura, di storia. Ogni giorno si incontra lo Spego Francescano, la chiesa affrescata, la città di Carsule, il ponte di Augusto. Insomma, è un cammino nella natura e nella storia. Quindi, secondo me, sono due elementi che porteranno ad avere sicuramente successo a questa iniziativa.